Ha 57 anni ma non li dimostra, in campo si muove ancora con una classe, un'eleganza e una rapidità che lasciano a bocca aperta. Non gioca più da tempo, la sua ultima partita con l'Australia risale al 1996, proprio allo stadio per Biscito di Padova contro l'Italia. David Campesa è forse con John Alomo, il giocatore di rugby più famoso della storia. La famiglia era emigrata a Sydney da Montecchio per Calcino, Vicenza. Oggi David ha una sua accademia per giovani e ha portato una selezione australiana di 15 anni in giro per l'Europa, chiudendo con una partita amichevole proprio contro il Petrarca. Sono fatto un'EMA che vuole venire in Italia, il nostro cop, ha giocato Wasp, uh, Newbury... Scu scuola è a uh, Newbridge, quella in Galles, dove è partito molto duro. David ha giocato 4 anni a Padova, vincendo 3 scudetti e 5 nel Milan. Intanto, con la sua Australia, otteneva il record mondiale di mete segnate e l'oro nella Coppa del Mondo del 1991. Il mio figlio Jason. So anche domani sera viene il mio parente di Montecchio Pregacino. So... Boh, non lo so. È molto fortunato per noi che vieni qui ancora. Nella Hall of Fame del rugby mondiale, il suo volto è sui francobolli australiani. Quanto al rugby italiano, David, conosciuto per i suoi giudizi diretti, ha le idee chiare e propone addirittura un allenatore. Io Ho visto il Coppa Mondiale e per me bisogna un allenatore italiano. Non bisogna Irlanda, Nuova Zelanda. Bisogna qualcuno che conosce il rugby molto bene qui, come Vittorio Monari, un buon allenatore.